Si rinizia, ecco qua la seconda parte, siamo allo Stadio Italia di Sapri per quanto riguarda questa partita vincente. Adesso vediamo il giocatore Pompeo, palla in mezzo, malinteso con Speranza, poteva essere la rete del vantaggio per i ragazzi di mister Giovanni Pompeo. La ripartenza da quest'altra parte con il giocatore Panzuti, ancora lo scambio Caggiano. Stoduto che prova a cercare Milione, non lo trova, adesso è Paolo Scarpitta che recupera la sfera, lo scambio con Milione, ancora Milione, opta per un lancio in mezzo dall'altra parte, è attento Francesco Speranza nella respinta, palla alta verso il giocatore Scarpitta, ma la meglio Scanniello di testa, ancora la ripartenza dei giocatori del Rofrano con Pompeo che riparte, contrastato da Del Medico, poi ancora sono 4 contro 4 i giocatori, il Rofrano cerca di approfittare del contropiede, ma è bravissimo il giocatore bianco Danilo a metterci una pezza e a bloccare il tentativo offensivo. Adesso c'è ancora Agostino Panzuti che prova a far ripartire la squadra, il lancio verso Milione, Scanniello di testa, la ripartenza verso il giocatore del Rofrano Lettieri Giovanni, poi Giovanni Pompeo. Pompeo prova a superare davanti a sé Fittipaldi, palla in mezzo per Speranza, ancora verso il giocatore Pompeo, palla ancora in mezzo, Chintemi, l'intervento di Chintemi e poi la ripartenza con Del Medico che porta palla a Panzuti, è in fuorigioco, Del Medico la tiene la palla e fa bene e subisce anche fallo. Il giovanissimo si è accorto della posizione irregolare dell'attaccante della San Vito, mentre Giuseppe c'è una sostituzione nelle file del Rofrano e c'è un altro giocatore ammonito che è Scanniello. Sì, numero 38 viene ammonito, infatti stiamo prendendo gli appunti per il nostro taccuino. La palla è ferma qui al centro del campo. C'è da sottolineare una cosa, dobbiamo ringraziare Franco Vero per essersi messo in gioco a sostituire Carmine Pecorelli. Per questa quarta parte è arrivato Carmine Pecorelli, quindi le immagini che vedrete saranno leggermente diverse, ma facciamo i complimenti e i ringraziamenti al nostro Franco Vero che dalla redazione si è messo in gioco. Quest'oggi è il ruolo di regista cameraman, adesso è rientrato e ringraziamo Franco Vero per essersi messo in gioco, diciamolo, ecco, questa era da sottolineare perché vedrete delle immagini. Sostituzione, diverse. Esce Luca Speranza. Ecco, Luca Speranza che ha avuto sicuramente un risentimento muscolare. Ed entra il numero 9, Cetrangolo Giuseppe. Lo scambio tra Scarpitta e Chintemi. Chintemi palla in mezzo, l'uscita a vuoto del portiere e l'arbitro ravvisa un fallo ai danni del portiere. Panzuti non è d'accordo, rischiano tanti giocatori della Nuova San Vito, tra cui Panzuti, anche ammonito, sì, deve fare attenzione per quanto riguarda le ammonizioni. Siamo intanto, Giuseppe, alla mezz'ora, il risultato è sempre di 1-1. Cetrangolo ci prova ancora, di testa prolunga la traiettoria Danilo Bianco verso il portiere De Franco, poi Caggiano, Fittipaldi lancio in avanti, di testa ancora un giocatore del Rofrano, poi Panzuti subisce fallo ad opera di Don Antuoni. Anzi, sì, è Don Antuoni, Domenico. Don Antuoni, sì. È uno dei gemelli. Sì. Stututo riceve da Scarpitta, adesso c'è Caggiano da quest'altra parte, non è visto Caggiano, Danilo Bianco, il tocco di Danilo Bianco è in fuorigioco, Chintemi, quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Questi ultimi 15 minuti in cui le squadre sono stanche, hanno lottato, hanno corso e cercheranno di fare del tutto per vincere la gara. Adesso vediamo Fittipaldi che mette una pezza su Pompeo, poi prolunga la traiettoria della sfera lo stesso Bianco, Milione recupera, ancora il giocatore Chintemi per Milione mette il turbo e prova a superare il Cetrangolo, però alla meglio l'espertissimo difensore del Rofrano, quindi fallo laterale. Alla battuta vediamo Scanniello,
Scaniello che adesso funge da esterno, una difesa a tre per tutte e due le squadre se ci fate caso. Adesso è Pompeo che va via al giocatore, ci mette una pezza, va via Bianco, ci mette una pezza Fittipaldi. Ma che corsa che ha Pompeo, eh? Pompeo veramente è un classico giocatore che tutte le squadre vorrebbero nelle proprie fila, anche vista di questa squadra, tanta esperienza, poi è veramente dotato di una corsa eccezionale. Tant'è vero che il gol del pareggio per quanto riguarda la squadra di Lofrano l'ha proprio inventato lui, con un diagonale secco sulla parte destra del portierone dell'AS di Nuova San Vito Sapri. Calcio d'angolo, Nicola. Sì, per il Lofrano Lettieri alla battuta, vediamo tutti in avanti i lunghi, è entrato anche Cetrangolo che è un altro lungo nella squadra del Lofrano. Vediamo questo pallone in mezzo, è sul primo palo, Donnantuoni prova a recuperarlo, poi ancora Fittipaldi fa sportellate con un avversario e Donnantuoni commette fallo sullo stesso Fittipaldi nel momento in cui il pallone veniva colpito. Fittipaldi per Caggiano, Caggiano porta palla alla corsia libera davanti a sé e preferisce questo lancio verso Panzuti che è in posizione regolare, il tocco in mezzo verso Milione, Milione ferma il pallone, ha davanti a sé Scaniello, il tocco di Milione dovrebbe essere per un giocatore dietro, eccolo qua per Scarpitta, Scarpitta prova a divaricarsi, niente da fare, Cetrangolo recupera il pallone, però che velocità Pompeo, adesso finisce a terra e Danilo Bianco non è d'accordo con Pompeo, però i due prontamente si chiariscono. Veterano Pompeo, giocatore di calcio, ecco, questo è bello vedere questi giocatori mettersi in discussione e giocare per il proprio paese. Adesso è Del Medico che tocca all'indietro per Milione, Milione provano a cercare un varco i giocatori della SD Nuova San Vito Sapri, non ci riescono e prontamente i rilanci del Lofrano sono per Pompeo, pallone mantenuto in campo da parte del bomber di Lofrano, palla in mezzo, il tiro di Lettieri e il pallone che finisce alto. È un Lofrano che gioca alla grande. Sì, è un ennesimo contropiede, ormai conoscono molto bene il loro mister giocatore Pompeo Giovanni e prontamente anche a occhi chiusi lo lanciano in profondità, in campo aperto, sapendo della bella corsa che ha il calciatore. Stanno veramente i due centrali faticando tantissimo per recuperare il pallone. Ma stanchissimi i giocatori della Nuova San Vito, parecchi non si sono allenati per via della febbre. Adesso è Chintemi che mette in mezzo questo pallone, la respinta, vediamo Milione, il tiro di, del giovanissimo Stoduto e il pallone che finisce alto. Bellissima questa azione, poteva concludersi meglio, però ha sfiorato l'incrocio, quindi tutto sommato non si può dire niente a questo calciatore giovanissimo che già è arrivato a 4 realizzazioni in questo campionato, tutto sommato oggi ha avuto poche occasioni da mettersi in mostra, però questa poteva essere un'occasione buona per portare in vantaggio i propri compagni. Vediamo un altro ecco il cartellino rosso a questo punto di Paolo, sì, segniamo sul taccuino il doppio giallo a Paolo Scarpitta, quindi a questo punto sono anche in campo, sono a che minuto è successo? Questo siamo al 35esimo minuto, 10 minuti in 10 e dovrà per forza cercare forze fresche la squadra della SD Nuova San Vito Sapri, perché peccato. Se il Lofrano giocava in 10 in bene, 10 contro 11, figuriamoci 10 contro 10. No, poi abbiamo tolto in mezzo a campo un signor calciatore che è Scarpitta Paolo, che onestamente lui ha sempre giocato bene, è un lottatore, è un tuttofare, quindi stiamo togliendo dal campo veramente un signor giocatore. Si riprende con Cetrangolo. Cetrangolo che mette in mezzo questo pallone a di più i giocatori del Lofrano. Vediamo il tentativo di ripartenza. Adesso Stoduto che prova, è stato Del Medico a recuperare il pallone, ma erano in quattro quelli del Lofrano che potevano prendere la palla. Quindi
Momento favorevolissimo questo per il Rofrano, che ha cacciato la testa nel momento in cui ha subito il gol e ha reagito ottimamente, realizzando prima il pareggio con Giovanni Pompeo e poi giocando adesso ottimamente, approfittando del discorso, forse c'era un fallo di mano di Don Antuoni non ravvisato dal direttore di gara. Continua imperterrito il Rofrano ad attaccare e Giovanni Pompeo che realizza la rete del 2-1. È realizzato questo gol del sorpasso a questo punto meritato dei giocatori del Rofrano. L'avevamo detto, che aveva appena detto l'amico Nicola Senatore, che 6 in 10 si erano comportati bene, adesso a parità di calciatori sicuramente potevano avere il sopravvento, e così è stato. Bellissimo gol sul palo alla destra del portiere De Franco, e cambia ancora il risultato qui a Sapri. L'AS di Nuova Savito Sapri 1, Rofrano 2. Sì, c'è da soffrire per i ragazzi di Scarpitta per cercare di recuperare questo risultato, però è un momento grosso di difficoltà, non riescono a gestire le azioni, non riescono a ripartire, e anche i punti di riferimento che erano fino a qualche tempo fa adesso sono venuti a mancare, un po' per gli infortuni e un po' per tutto il resto. Adesso è Del Medico che mette in mezzo questo pallone, il tiro di Del Medico finisce direttamente fuori. Intanto l'arbitro ha perso da tempo purtroppo di mano la gara. È giovanissimo comunque, sicuramente la gioventù in questi casi non aiuta, servono veramente persone di esperienza. Però la federazione purtroppo... Il pallone, forse c'era un fallo di Chintemi, adesso c'è l'intervento di Speranza che manda il pallone in fallo laterale, Fittipaldi stesso ad attaccare, adesso attaccano a man bassa i giocatori della ASD Nuova San Vito Sapri, prova Stotuto ad andare via, ma sono bravissimi quelli del Rofrano, e adesso Giovanni Pompeo è solo, vediamo... Ed è grande Danilo Bianco a recuperare il pallone, Danilo Bianco a recuperare su Pompeo, era il possibile vantaggio del 3-1, scusatemi, non del vantaggio. E c'è ancora il Rofrano che adesso gioca a denti stretti. Rischiano anche qualcun altro di essere espulsi. Adesso 2-1. Non si fa così, comunque non si può giocare così. Agostino Panzuti rischia l'espulsione anche lui, ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio i propri compagni, si mette male per sì, la San Vito, perché sì, in caso di sconfitta la prossima partita sarà con la capolista Santa Cecilia, e due sconfitte consecutive diventa problematica, anche perché l'altra con il Palomonte, un'ennesima sconfitta. Non ci sono con la testa i giocatori della SD Nuova San Vito Sapri, c'è Trangolo che pennella questo ennesimo pallone verso l'area, di testa colpisce Pompeo, marcato da Caggiano, però il pallone finisce fuori, anche se niente è messo in discussione. Diciamo che mancano baluardi a centrocampo come Claudio Bianco e il capitano Amiranda, quindi però non è una scusa che può reggere questa, bisogna reagire, specie tra le mura amiche. Quindi adesso Fittipaldi subisce fallo. Però, sì, sono state cambiate un po' le carte dal mister Scarpitta. Vediamo, Chintemi va a fare la punta, Antonio centrocampista, ha cercato di mescolare un po' le carte il mister per pareggiare questa partita. Caggiano mette in mezzo questo pallone e Agostino Panzuti che ha sfiorato la rete nei primi minuti della ripresa, adesso di testa, però è bravo il portiere De Marco all'intervento, il rilancio di De Marco, Fittipaldi di testa per Panzuti, adesso che Panzuti svolge il ruolo di centrocampista, anche Stotuto prova a far ripartire la squadra, Chintemi per
il giocatore e c'è fuorigioco, era fuorigioco. Era fuori gioco. Sì, era fuori gioco Agostino Panzuti, però vediamo con questo nuovo sistema di gioco, l'Assettino San Vito Sapri sta attaccando bene gli spazi, ha una sorta di 3-2-2-2 che è inedito per quanto riguarda il mister Scarpitta. 4 però... minuti più recupero alla fine della gara, il risultato vede in vantaggio gli ospiti del Rofrano per 2-1, come praticamente... l'ultima squadra che ha vinto allo Stadio Italia di Sapri è stato proprio il Rofrano nello spareggio promozione e adesso sta facendo lo stesso, un Rofrano che andrebbe a vincere la seconda gara del campionato, l'altra è stata quella con il fanalino di coda la squadra è ultima in classifica nel girone G. Del Medico adesso funge da difensore centrale. Difensore centrale insieme a... hanno cambiato un po' i ruoli, adesso... Non ce la fa più, non ce la fa Bianco, forse perché per fisicamente Bianco ha lasciato la sua posizione per un problema fisico, quindi ha ceduto il posto a Del Medico. È chiaro che quando un calciatore ha problemi fisici si mette sempre avanti, questa è una delle regole che si fanno nelle scuole calcio, ha lasciato mestamente Bianco la sua posizione, anche se in questo momento la recupera, però la recupera perché è un calcio d'angolo. Il Rofrano ha meritato questo vantaggio fino adesso, sicuramente ha giocato meglio dei bianchi di mister Scarpitta. Ecco quest'altro, segnatura ancora, ancora tripletta. Il giocatore Pompeo, quando i minuti di gioco sono 42 e il risultato va sul 3-1. E non c'è niente da dire, praticamente una vittoria meritatissima questa per gli uomini di mister Pompeo nel momento determinante. La squadra... A che minuto siamo? Siamo al 42esimo, quasi 43esimo minuto, intanto incominciano a lasciare il campo i sostenitori della SD Nuova San Vito Sapri, non ci credono più e quindi qualcuno però comunque... continua a insistere che vuole restare fino alla fine ed è giusto anche così. Luca Stotuto che porta palla, oggi anche Luca Stotuto non è stato determinante il giocatore, adesso c'è il pallone che finisce al portiere De Marco, vediamo De Marco che è pronto al rilancio, lancio in avanti, palla per Caggiano per Milione finisce a terra Milione. Beh, io vorrei dire che secondo me la partita è cambiata nel momento in cui Agostino Panzuti ha avuto la palla del 2-1 e purtroppo non l'ha messa dentro. Da là in poi la forza e la grinta e la voglia di vincere dei ragazzi di Pompeo Giovanni è stata veramente maggiore rispetto ai bravi calciatori di mister Scarpitta e alla lunga stanno portando a casa questi 3 punti meritatissimi secondo me fino a questo punto, perché comunque anche se si era messa bene con quel gol di vantaggio e l'espulsione del calciatore il numero 8, ricordiamo Lettieri Antonello, non hanno avuto la capacità di mantenere saldi i nervi e di giocarsela per portare a casa i 3 punti, quindi sono stati veramente, ecco ancora attacco per il Pompeo Giovanni, cercava il numero 9 e quindi volevo concludere dicendo che appunto sono venuti qui a giocarsela e se la sono giocati fino alla fine, anche quando avevano un uomo in meno in mezzo al campo hanno veramente pensato di poter raggiungere il pareggio e così è stato, e poi hanno pensato di vincerla e non così riescono è stato. Le giocate più semplici per i ragazzi della SD Nuova San Vito Sapri, anche Caggiano praticamente non riesce ad essere un applauso al mister fascia. Giocatore Pompeo ed esce Giovanni. Giovanni Pompeo e Carmine Pecorelli lo inquadra sicuramente, l'uomo match, autore di questa vittoria per il Rofrano, l'uomo più importante della gara. Quindi adesso si riparte con Milione, il tempo regolamentare è scaduto, Milione che prova la profondità, non ci riesce, siamo nel recupero che ancora il direttore di gara non ha segnalato,
dovrebbe farlo per regolamento, dobbiamo fare attenzione, adesso è Caggiano che prende il pallone mentre Milione è infortunato, diciamo che un'altra cosa che ha fatto solo la sostituzione, mi sembra una sostituzione il mister, perché parecchi dei giocatori in panchina erano infortunati, ecco questo è pure, bisogna chiarirlo. Adesso pallone in mezzo, De Marco ci mette una pezza, ha provato Milione, De Marco ci ha messo una pezza, bravissimo Milione, autore di un gran gol. Oggi insieme al portiere è stato il migliore in campo sicuramente. Vediamo quest'angolo. Scotuto, ancora per Milione, il tiro di Milione, stavolta però finisce abbondantemente alto. Beh, a parte questo tiro, secondo me possiamo dare questo premio a questo calciatore che... E diciamo un'altra cosa, che si allunga la lista dei giocatori indisponibili, per manca anche Marsicano, ecco, un altro giocatore. Sì, sì, l'hai detto nel primo tempo, 12... assenze, sono tantissime per una squadra come giovanissima come l'S di Nuova San Vito Sapri, perdere 12 calciatori. Attacco ancora del Rofrano. De Franco, autore di interventi strepitosi. Sì, un'ottima partita anche la sua, per l'amor di Dio. Tutto sommato, il numero 11 e il portiere dell'S di Nuova San Vito Sapri sono stati i migliori in campo quest'oggi. Ma vedi come si lotta ancora a centro del campo, dove Don Antuoni e insieme agli altri colleghi di centrocampo di reparto hanno veramente dato il massimo oggi, e poi puntavano tutti sulla velocità del loro mister Pompeo Giovanni. Avevano questo schema evidentemente collaudatissimo, sapevano anche a occhi chiusi che si partiva su questi spazi. E ancora Cetrangolo, il lancio sulla fascia sinistra. Sì, adesso si attende solo il fischio finale, 3-1 il risultato. Andiamo al commento finale, poi ti lascio la linea per la chiusura. C'è Trangolo che batte, ravvisata la posizione di fuorigioco di un giocatore. Adesso si riparte con Agostino Panzuti che riceve da Antonio Panzuti il pallone per Stotuto, sono 4 contro 4 e bravo Francesco Speranza ad intervenire. Poi ancora è un intervento, un fallo di Antonino Chintemi, non è d'accordo con il direttore di gara, e quindi adesso si ripartirà con questa calcio di punizione di Cetrangolo Francesco, che dà proprio all'altro Cetrangolo. L'arbitro dà la chiusura della gara, 3 i minuti di recupero, finisce qua la gara tra la compagine della SD Nuova San Vito Sapri e del Rofrano. Dispiaciuti i giocatori della SD Nuova San Vito Sapri, però ci sta tutta questa vittoria per il Rofrano. Eh sì, dici bene Nicola, i ragazzi di mister Pompeo sono di qui a giocarsi onestamente questa partita, l'hanno fatta propria con un calcio di contropiede, sapendo nella velocità, nella grande tecnica del loro bomber mister Giovanni Pompeo. A questo punto salutiamo i telespettatori e alla prossima, e a risentirci.